Far conoscere tutti i vantaggi dei vari ecobonus in vigore, quelli per stufe a pellet e caldaie a biomasse, per esempio. Quest'anno si può usufruire di uno sconto in fattura del 50% o di un rimborso del 65%. Per spiegare cosa si può fare e come, a Castellieri Perna, che da anni lavora nel settore, ha organizzato un open day mettendo a disposizione i propri consulenti. Ma la vera protagonista della giornata è stata la pizza, con le degustazioni e le dimostrazioni di Danilo Pagano, campione mondiale di pizza acrobatica, che ha dato qualche consiglio per chi ama prepararla in casa. Fare la pizza buona ci vuole allora. Innanzitutto gli ingredienti devono essere di prima qualità e questo non ci piove. Poi, come diciamo sempre, avere una buona lievitazione e una buona maturazione, che significa che la pasta sia ben lievitata, bella gonfia e poi una bella maturazione, cioè nel senso tenerla magari 24 o massimo 48 ore. Cioè, tu la fai, come si diceva, per 24 ore, è ovvio, è consigliabile metterla in frigorifero. Poi magari 3-4 ore prima la tiri fuori, a temperatura ambiente fai la pizza. Anche la temperatura incide, quella dell'ambiente, ma anche quella di cottura con il forno, che diventa uno strumento fondamentale. D'estate siamo circa 2 grammi per ogni chilo di farina. D'inverno magari andiamo 5 grammi. Il forno, allora, quello che utilizziamo noi, come questo che utilizziamo oggi qua, che stiamo presentando all'azienda Fontana, io rappresento l'azienda Fontana qui da Perna, è a gas. Questo è uno nuovo del 2022 che è stato presentato. E poi abbiamo le altre che sono una cottura diretta e una cottura indiretta dove stiamo cucinando le pizze. Per le cotture siamo sempre sui 300-320 gradi, ecco, non andiamo più. Poi se andiamo come quello là, diciamo che cuciniamo la pizza, siamo un attimino più alto perché siamo una cottura indiretta, cerchiamo di tenerlo il forno un po' più alto di temperatura. Però comunque si oscilla sui 300-320 gradi. Ma qual è la pizza in questo momento più richiesta? Adesso è il gourmet, va bene, tanto. Qualcuno perché fa una pizza magari un po' particolare la chiama gourmet. No, il gourmet nasce il pizzaiolo con lo chef accanto, cioè nel senso io faccio l'impasto e lo chef la finisce, no? Con i suoi ingredienti, so, il pesce, qualsiasi cosa che potrebbe mettere, ma roba di qualità, ecco. Però il gourmet, sempre che prendiamo gourmet, sono degli assaggi, non deve essere una pizza completa, perché l'altra gente che arriva in pizzeria ti faccio una gourmet ma me la presenti tutta, anche perché è abbastanza pesante, perché quando comincia a mettere pesce, non so, mortadella, pistacchio, burrata, insomma c'è da sbizzarrirsi. Thank you.